tirato per la giacchetta. Io ho fatto quello che potevo. Buongiorno, grazie per essere qui al ministro Matteo Salvini. Buongiorno. C'è. Buongiorno. Ho fatto del mio meglio? Bravissimo. Adesso a lei. Le lascio tutto. A tanto di cui. Ma mi lasci qua da solo? Io sono sempre... La chiacchiera non mi manca. Renzi è stato intervistato da te, adesso mi lasci qua da solo... Come fai, sbagli? Quando glielo chiedo... Lui, quando non glielo chiedo, fai tu, va bene. No. Dopo vengo a fare due domande. Volentieri. Vedo di non andare troppo lungo perché avete cominciato presto e si è fatta una certa, come dicono i nostri figli. Vi porto in dote alcuni risultati. L'ultima riunione che ho fatto stamattina al Ministero è stata col Presidente della Regione Lazio, perché ho sentito tante invocazioni a guardare avanti l'intelligenza artificiale, più che giusto. Noi stamattina abbiamo liberato 55 milioni di euro che abbiamo consegnato alla Regione Lazio per sistemare le case popolari, fondi residuati e non spesi risalenti da leggi, la prima delle quali è del 2001. Quindi noi riusciamo a stanziare a giugno 2024 55 milioni di euro recuperati per 23 anni di mancati investimenti. Questo cosa vuol dire? Cosa abbiamo fatto nei 19 mesi che mi vedono al Ministero a Porta Pia? Innanzitutto il codice degli appalti, e con ANCI abbiamo lavorato lungamente. 1 luglio sarà un anno dall'entrata in vigore, come promesso c'è già il tavolo per le migliorie che ogni nuova norma prevede, però i numeri che vi porto in dote stamattina aggiornati sono assolutamente positivi, perché dall'entrata in vigore 1 luglio a metà maggio 2024 più di 437.000 codici identificativi di gara per un corrispettivo di 300 miliardi di euro di lavori, con 3.173 stazioni appaltanti per i lavori e 3.975 per servizi e forniture. Qualcuno temeva che il nuovo codice degli appalti approntato sul criterio del raggiungimento del risultato del merito e della fiducia avrebbe bloccato il sistema. Non ha bloccato assolutamente nulla. Qualcuno temeva che lavorassero gli amici degli amici e i cugini dei sindaci. Io sono convinto che gli imprenditori, i sindaci e i professionisti italiani, se messi in condizioni di lavorare, siano assolutamente fra i migliori d'Europa, e quindi la corruzione si annida laddove il procedimento burocratico è più lungo e complesso. Se tagli i tempi della burocrazia di un anno, tu vedi che per il corrotto è più difficile incontrare il corruttore. Più complichi la vita alle imprese e agli pubblici amministratori, più evidentemente agevoli un certo tipo di malcostume. Quindi, codice degli appalti approvato. Stiamo lavorando, e c'è già un tavolo sul testo unico delle edilizie e delle costruzioni, e conto che entro settembre si possa dare via ai lavori. Il decreto casa, dopo decenni, è all'esame delle commissioni e del Parlamento, e al di là di quello che sapete, che riguarda l'80% delle case degli italiani, piccole difformità, i 2 centimetri del balcone, la finestra, la velux, la veranda, la mansarda, i cambi di estinzione d'uso, abbiamo faticato, abbiamo lottato, non l'abbiamo portato a casa, e sono orgoglioso del cambio culturale, perché fino al mese scorso c'era il silenzio rigetto. Io ho sentito parlare delle sovrintendenze, me ne occupo quotidianamente dei rapporti con le sovrintendenze. Fino al mese scorso, pre-decreto casa, la macchina pubblica si avvaleva del silenzio rigetto, ovvero sia io operatore, io imprenditore, io cittadino, vengo di porto in comune la mia pratica, se entro 45 giorni non mi rispondi, automaticamente la mia domanda è bocciata. La rivoluzione copernicana è stata passare al silenzio assenso. Io operatore vengo in comune, se tu non mi rispondi entro il tempo previsto vuol dire che io posso assolutamente fare quello che ti ho chiesto di fare. E da questo punto di vista c'è una macchina pubblica al servizio del cittadino e dell'impresa, non il contrario. Stiamo lavorando al nuovo codice della strada, che conto sia norma entro il mese di luglio, perché per l'esodo estivo ci sia un po' più di buonsenso, un po' più di regola, un po' più di controllo sulle strade italiane. 3.159 morti nel 2022 sulle strade italiane. E poi, ovviamente, sentivo parlare di futuro.
Noi abbiamo direttamente come Ministero 39 miliardi di PNRR, siamo saliti sul treno in corsa. Stamattina c'è la Commissione europea a Palazzo Chigi per parlare di codice degli appalti e riforma delle concessioni autostradali, quindi è chiaro che non potevi stravolgere nulla. Abbiamo semplicemente dirottato da alcune voci ideologiche ad alcune voci pragmatiche alcuni miliardi di euro. Mi fa piacere che chi ha sostenuto, siamo fortunatamente fuori dalla campagna elettorale, chi ha sostenuto la Commissione Ursula fino all'altro ieri si sia reso conto che la Commissione Ursula è stato un disastro estremista. Ce lo diciamo, il Green Deal non ha senso ambientale, economico, industriale e sociale. Non puoi imporre per norma, calando dall'alto, sul mondo delle imprese, sul mondo della proprietà, delle norme che non stanno in piedi socialmente, industrialmente. Capisco che magari la direttiva casa possa essere opportunità di lavoro, però la domanda è chi paga? Sentivo parlare di batterie. Una macchina elettrica oggi, 18 giugno, circolante per Roma dal pozzo alla strada, consuma di più, emette di più e costa di più, con il piccolo handicap che le macchine a combustione interna vengono prodotte in Italia e in Europa, le batterie elettriche vengono prodotte in Cina e la Cina sta bruciando carbone come se non ci fosse un domani per inquinare dello 0, meno in Italia. È un suicidio assoluto da tutti i punti di vista, economico, industriale, sociale, ambientale. Sulle grandi infrastrutture io ho un numero, non ho mai giocato all'otto nella vita, 2032. Io sto lavorando non per una legislatura, il passaggio democratico nel 2027 ovviamente sarà dirimente e fondamentale, l'orizzonte temporale che mi sono dato da Ministro delle Infrastrutture è di 10 anni, non di 5 anni, perché quello che stiamo progettando, finanziando, immaginando adesso ovviamente ha bisogno di tempi di lavorazioni. 2032, giusto per non ragionare del day by day di cui ha parlato Renzi prima di me, 2032 vuol dire che se i lavori vanno come vanno, ad esempio Roma cambia volto, perché ho avuto l'onore di dar l'avvio dei lavori alla metro C di Roma, che non è una linea di metropolitana, è una scommessa sull'ingegneria, sulla bravura, sulle imprese, sul futuro, vuol dire passare in metropolitana sotto di fianco l'altare della patria, i fori imperiali, il Colosseo, arrivando allo Stadio Olimpico, alla Farnesina e a Roma Nord, e per la viabilità di Roma ovviamente cambia il mondo. 2032 è il primo treno che unisce in 25 minuti Fortezza Bolzano a Innsbruck, andando a 250 all'ora nel cuore delle Alpi, unendo l'Italia all'Austria. E a proposito, sono contento, qua siete imprenditori di un altro settore, però il governo di cui sono vicepresidente del Consiglio è il primo governo della storia repubblicana che ha portato alla Corte di Giustizia di Strasburgo un altro governo europeo, l'Austria, per il blocco illegale e abusivo delle merci italiane all'Austria, al Brennero, che non possono essere ovviamente tollerate ancora a lungo, altrimenti la libera circolazione degli uomini e delle merci finisce. 2032, primo treno fra Torino e Lione, anche lì alta velocità, passeggeri e merci. 2032, se non ci sono interventi di altro genere, il primo treno, il primo camion, la prima moto, la prima auto che attraversano il ponte sullo stretto in pochi minuti e non in poche ore. E io penso che questa sarà una rivoluzione come per l'Italia fu una rivoluzione nel secolo scorso l'autostrada del sole. Poi è chiaro che da ministro io invidio chi mi ha preceduto negli anni passati, perché l'autostrada del sole, oltre 700 chilometri, fu conclusa in 7 anni. Io adesso in 7 anni forse riesco a chiudere una bretella di 7 chilometri in Valtrompia, in provincia di Brescia, e già se ci riesco sono assolutamente felice e fortunato. Il ponte non è Messina-Villa San Giovanni, il ponte sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo, studiato da centinaia di ingegneri, di progettisti, di geologi, di architetti, di professionisti, di docenti universitari, non solo italiani, perché il consorzio di imprese è italiano, spagnolo, giapponese, danese, con il consultor americano. E anche qua, la riforma della giustizia, penso che sia l'unica opera pubblica al mondo che ancor prima di essere cantierata è già indagata. Ci sono esposti alla Procura della Repubblica come se non ci fosse un domani, c'è un fascicolo aperto dalla Procura di Roma sul ponte
bontà loro per il momento contro ignoti. Temo che l'ignoto stia parlando a voi in questo momento. Senza l'esame del DNA, ignoto 1, ignoto 2, ignoto 3, vedo l'amico Pietro Salini. Ma è incredibile come in Italia, io sono organizzato il G7 a Milano, con i colleghi americani, canadesi, britannici, tedeschi, francesi, sono andato a fare missioni da ministro dei trasporti in tanti paesi, ed è incredibile che solo in Italia la politica litighi sulle infrastrutture. Qua io chiedo a voi un aiuto. Poi l'amico Orsini, l'amica Brancaccio sanno che le porte del Ministero non sono aperte, sono spalancate, perché il codice degli appalti l'abbiamo scritto a più mani, il codice della strada lo stiamo scrivendo a più mani, il testo unico dell'edilizia lo scriviamo a più mani, il decreto casa, il piano casa e la rigenerazione urbana lo scriveremo a più mani, anzi siete, se volete, ritenetevi non convocati, ma invitati come ANCE già nel prossimo mese di luglio insieme agli amici del Ministero dell'Ambiente, perché io entro alla fine dell'estate sul tema rigenerazione urbana voglio partire con un testo condiviso dalle associazioni. Quindi se arriviamo a scriverlo insieme, per me è più immediato. Ecco, però io mi aspetto che la politica, oggi si parla di autonomia alla Camera e di premierato al Senato, ci sta che sulla visione del Paese ci si possa dividere, sull'immigrazione ci si possa dividere, sulla giustizia si possa avere un'idea diversa, ma solo in Italia si litiga su una diga, su un ponte, su un casello autostradale, su una fermata dell'alta velocità, e gente per cui il ponte serviva fino all'anno scorso, adesso siccome è il ponte di Salvini non va più bene. Io sto a Milano, io sto fra Milano e Roma, fra Roma Nord e Milano Ovest. Io penso che però dare l'idea di un'Italia che torna a scommettere sul futuro, non solo con la manutenzione ordinaria che è fondamentale e non sempre c'è stata, perché se abbiamo dovuto scoprire il modello Genova per la ricostruzione in deroga a tempi di record del crollo del ponte Morandi, è perché evidentemente qualcuno non ha fatto quello che doveva. Quindi è fondamentale la manutenzione ordinaria, però è fondamentale pensare anche in grande. Io non posso passare 5 anni in un ministero affascinante, sfidante, complesso, pericoloso dal punto di vista giudiziario. Ho fatto per un anno il ministro dell'Interno, mi sono trovato a casa 3 processi. Conto di fare, a Dio piacendo, 5 anni il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che Dio ce la mandi buona. Però non mi fermo, e qua c'è bisogno che voi vi facciate sentire ogni tanto un po' di più, perché io ogni giorno quando vado a Porta Pia ho i professionisti del no operativi, minoranza della minoranza, però con tanto tempo libero a disposizione per fare appelli, class action, la diga no, non serve, il ponte no, non serve, l'alta velocità no, non serve, la metropolitana meglio di no, il Mose no, la TAV no, l'Expo no, il Giubileo no. A me serve che il mondo produttivo ogni tanto faccia sentire che la maggioranza silenziosa, laboriosa. Io capisco che molti di voi abbiano il tema del pagamento delle fatture in tempo, abbiano il tema della normativa retroattiva, e quindi uno uscito dall'assemblea di ANCE di oggi, anzi magari già adesso mentre parla il ministro, ha la testa al fatturato, al prossimo cliente, al fornitore, alla materia prima, al costo dell'acciaio, del cemento. Io nel codice degli appalti ho previsto una premialità per le aziende che usano materiale prodotto in paesi che rispettano le normative sindacali e ambientali, perché di fare il ponte a campata unica più lungo al mondo con cemento e acciaio un po' turco e un po' cinese, onestamente da italiano mi darebbe fastidio, per rispetto degli imprenditori italiani che rispettano tutte le norme che il codice civile e il codice penale italiano pongono loro in azienda. Però in questi mesi c'è in ballo il futuro del Paese, perché se si fermano le piccole, le medie, le grandi opere, penso a quello che sta accadendo in Liguria. Ovviamente non commento le inchieste, ho già i problemi miei senza farmi carico dei problemi altrui, ma non è normale un Paese dove si tiene per settimane o per mesi agli arresti
un governatore eletto liberamente, democraticamente dai cittadini, e in coda a questa inchiesta si chieda di fermare le opere pubbliche che sono fondamentali per Genova, per la Liguria e per tutta Italia. Costi quello che costi, io sulla diga di Genova e sui lavori che servono alla Liguria, come a tutto il resto d'Italia, a Roma e a Bari, vado avanti e vado spedito come un treno, però c'è bisogno che il mondo produttivo lo dica, lo chieda. Perché altrimenti, se ogni inchiesta che si apre in un comune italiano mi ferma i cantieri, mi ferma le opere, mi ferma le strade, le autostrade, le ferrovie, e voi capite che è complicato. Quindi io non solo ho intenzione di spendere tutti i 39 miliardi di euro assegnatimi direttamente come PNRR, non solo sull'alta velocità, significa Roma-Napoli-Bari, significa Brescia-Verona-Vicenza, significa il miglioramento della qualità del trasporto ferroviario in Sicilia, in Calabria, piuttosto che in Toscana, e penso al nodo di Firenze. Anzi, se me ne dando di più ne spendo anche di più, perché i soldi il MIT li sta spendendo sulla riqualificazione del patrimonio edilizio e anche sul tema dell'acqua, sulla risorsa idrica. Però il problema è tutto quello che ci sta intorno, perché poi PNRR 2026 si danno le chiavi e rendi conti se hai finito le opere bene, se non le hai finite è un problema. Il problema è che l'Italia va avanti anche a luglio 2026, agosto 2026. In queste ore stanno nascendo, e vado a chiudere, le nuove istituzioni europee. Non commento le indiscrezioni. Sicuramente sarebbe curioso che ci fosse la stessa squadra, con lo stesso programma, con lo stesso progetto, come se il voto di centinaia di milioni di europei non ci fosse stato. Ecco, delle istituzioni europee, una commissione che nasce senza la presenza attiva e fattiva delle tre principali potenze, Italia, Francia e Germania, permettetemi di dire, sarebbe una partenza quantomeno curiosa. Si vota per le elezioni legislative in Francia il 30 giugno e il 7 luglio, ecco, insediare i nuovi organismi europei prima che una potenza industriale, l'unica potenza nucleare di questo continente, vada a rinnovare la sua assemblea parlamentare, mi sembrerebbe veramente uno schiaffo alla democrazia. Però io il ministro lo faccio a prescindere dalle indicazioni che arriveranno da Bruxelles, anche se non è semplice, perché è facile dire Europa, Europa, Europa. Poi se l'Europa entra nel merito del nostro codice degli appalti mettendo dei vincoli sulle imprese che io invece vorrei eliminare e di cui vorrei liberare le imprese, e allora bisogna mettersi d'accordo. Però se io dovessi fare, io sono venuto a diverse assemblee dell'ANCE, ANCE, ormai passo più tempo con ANCE e ANCE che con i miei figli, però è giusto così, perché siete due protagonisti fra le imprese di costruzione e i comuni. È bello venire a un'assemblea dell'ANCE con la responsabilità di poter cambiare le cose. Per me è questo il senso di fare politica, perché sono venuto a tante assemblee, vedo anche l'ex presidente Buia e dell'aeroporto di Parma e dell'alta velocità e di tutto quello che passa in Emilia, sono a Parma sabato mattina, quindi vedremo di occuparcene. Però un conto era venire all'assemblea dell'ANCE a commentare quello che non va e a sperare che le cose cambino. Io sono fatto così, mi piace molto di più venire all'assemblea dell'ANCE da ministro delegato che si occupa di infrastrutture, di edilizia e di casa, portando i risultati dei primi 19 mesi di lavoro. Poi, per carità, in 19 mesi non cambi i destini del mondo. Però penso, mi piacerebbe che voi tutti poteste venire nel mio ufficio dove c'è una piantina, cioè c'è una cartina geografica d'Italia che non è improntata, Gabriele c'è stato, Federica, anche all'inseguire il quotidiano. Oggi c'è un guasto sull'alta velocità a Firenze, quindi devo capire come evitarlo. Sicuramente, ripeto, intervenire sul quotidiano è fondamentale, però l'Italia è quello che è, mi ha lasciato prima un fiorentino, perché Brunelleschi qualche anno fa decise di fare la cupola che nessun'altra città al mondo aveva, e se vi andate a rileggere le cronache del tempo, passano i secoli ma la storia italiana ahimè non cambia, allora c'erano i no cupola. E andate a leggervi le argomentazioni,
gli fecero anche degli scioperi i sindacati del tempo. Ecco, una cosa che è rimasta nel tempo sono i sindacati, però vale come per le sovrintendenze, ne parliamo in un'altra sessione del ruolo propositivo e propulsivo fondamentale di sovrintendenze e sindacati per lo sviluppo del paese, però non mettiamo troppa carne al fuoco. La cupola costa troppo, è uno spreco, non starà mai in piedi, non resiste ai terremoti, lì almeno le maree a Firenze non c'erano, però mi sembra di rileggere quello che dicono oggi su altre infrastrutture. Io la mattina vado in ufficio entusiasta, perché è chiaro che è un mestiere pericoloso. Io per mestiere incontro imprenditori. Io per mestiere in questi 19 mesi ho incontrato centinaia di imprenditori. Quando un imprenditore entra nel mio ufficio o quando io vado in una città a incontrare un'impresa, non chiedo la fedina penale, non chiedo gli estratti conto, non chiedo i carichi pendenti, perché io ho il presupposto di sedermi davanti a persone che sono persone per bene e sono innocenti fino a prova contraria. Il problema dell'Italia è quella parte minoritaria di paese per cui l'imprenditore è colpevole fino a prova contraria. Quindi è chiaro che quando io mi metto a progettare una grande o una piccola o media opera, ho bisogno del sindaco, ho bisogno dell'imprenditore, ho bisogno dell'ingegnere, ho bisogno del libero professionista. Se dovessi avere la paura del traffico di influenze, dell'abuso d'ufficio o di altre fattispecie, farei un altro mestiere. Io penso che l'Italia nei prossimi anni possa tornare a competere non con la Spagna. Noi siamo stati superati in diversi settori dalla Spagna. Penso all'agroalimentare, penso al fatto che la Spagna fra Madrid e Barcellona ha una linea di alta velocità dedicata esclusivamente all'alta velocità, mentre noi abbiamo i comitati del no per spostare i mandorli e i carrubi, perché mi volevano fermare l'alta velocità fra Napoli e Bari perché c'erano i mandorli e i carrubi. E io ho detto tiriamo dritto, perché è più facile spostare un mandorlo che spostare una ferrovia. Io non ne posso più dei signor no di professione che ogni giorno vorrebbero bloccare lo sviluppo del paese. E quindi contate su un ministro che costi quello che costi, tira dritto. Grazie al Lance, buon lavoro e buon viaggio a tutti. Allora, io ho segnato in agenda l'appuntamento a luglio. Decreto rigenerazione urbana ce l'abbiamo nel cuore, e però che non, su quella cartina dell'Italia facciamo una bella partita di risico e vediamo su quali carri armatini puntare. Promesso con tutti i rappresentanti del Lance? Va bene, promesso. Grazie al ministro, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, grazie, buon lavoro.